c'era la linea gotica, c'era tanti di quei soldati, noi passeggiavamo giù per la strada, eravamo corteggiati dai soldati, si ballava alle case dei contadini, era tutto pieno di carri armati qui, su nella campagna, dappertutto. Ci siamo divertiti con quei soldati a ballare, quella volta era così, non c'era niente. Dopo a Pasqua li hanno presi tutti, uno per casa a far Pasqua, le famiglie, hanno preso i soldati a far... Io dicevo alla mia mamma, ne prendiamo uno anche noi, non ho voluto la mia mamma. Siamo andati via anche noi, un po', perché qui era una zona un po' pericolosa. Poi siamo ritornati perché il fronte non arrivava, non passava mai, siamo ritornati a casa e poi dopo siamo stati qui. Siamo stati poco però, siamo stati una quindicina di giorni e poi siamo ritornati. C'era un contadino con le bestie e col biroccio. Siamo montati io e la mia mamma, c'era la sua famiglia, abitava lì. E siamo andati su in questo monte, era Monte Gaudio, sì, su di lì. Due pecorine le abbiamo portate con noi, io e la mia mamma. E siamo andate con questa famiglia, che da me non c'era nessuno. Dopo siamo tornati e in quel momento è passato il fronte. Quando siamo venuti a casa, è arrivata dal 44. Noi eravamo sfollati lì sotto. Ogni bomba che si sentiva dicevo, oh mamma mia, sarà caduta la casa. Eravamo sotto, eravamo tutti lì. E se cadeva la casa, rimanevamo tutti lì sotto. Eravamo molti, c'erano dei contadini quassù. Eravamo intorno a 10-12 persone, tutti questi qui che abitavano qui e venivano i contadini di lassù. Siamo stati una settimana, abbiamo visto di notte, al mattino presto, un inglese. Ah, è finita la guerra, ha detto. Ah, per fortuna, andiamo bene allora. Però dopo sparavano da lontano, si sentiva il combattimento e arrivava qualche bomba qui dintorno. Si era allontanato, erano arrivati qui da noi e i tedeschi erano andati oltre. Ha detto, sta a vedere che ci tocca andare via ancora. Invece no, ha durato poco, 3-4 giorni. Poi finito. Però quanti carri armati su di lì nella campagna. Molti, molti, molti. Rotto tutti i filari delle viti. Un disastro ho fatto. Insomma, guerra qui non c'è stato brutto, ecco. Eravamo ragazze. Pensavamo altro che ad andare in giro, passeggiare e ballare.